buongiorno a te, che sei uguale a me. Buongiorno Italia. Buongiorno Italia, programma in onda il sabato dalle 9 alle 11 su Citrica Radio. Conduce Gabriela Malusa. E vai! Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare. E sì, per i miei buon sabato. Oggi sabato 22 luglio festeggiamo tutti insieme il compleanno del poeta con la chitarra Franco Simone e del maestro Edoardo Benato. Anche ricorderemo il grande Tony Bennett, che purtroppo è volato nei cieli ieri, e dedicheremo la prima ora come sempre ai giuliani nel mondo. Approfitto anche per salutare tutti gli amici di Buongiorno Italia nel mondo, perché il giorno 20 è stato il giorno o la festa dell'amicizia. Così che per iniziare questa puntata alla grande lo faremo con il grande Renato Zero, che ci regala Amico. E vai! Il sole muore già, e di noi questa notte avrà pietà, dei nostri giochi confusi nell'ipocrisia. Il tempo ruba i contorni a una fotografia. Un'altra volta salutiamo il poeta con la chitarra Franco Simone, che ieri è stato il suo compleanno. Ho parlato ieri con Franco Simone e grazie mille, saluta a voi tutti ed è molto contento che noi in questo momento stiamo festeggiando il suo compleanno ed è il momento di ascoltare questo suo brano, questo suo capolavoro, Paesaggio. Lo ascoltiamo insieme? E vai! No, non è che questa volta tutto sia diverso. Di momenti come questi ne ricordo tanti. Belli miei, ben ritrovati. Abbiamo appena ascoltato Paesaggio, una canzone scritta ed interpretata dal mitico Franco Simone del 1978. Anche dobbiamo ricordare alcune delle cover fatte da, per esempio, la mitica Shilda in ritmo di cumbia e del meraviglioso rockstar Vicentico, tutti e due argentinissimi con una voce molto molto speciale alla quale ci tiene molto il nostro carissimo poeta con la chitarra Franco Simone. Così che baci ai cieli alla grande Shilda e complimenti al grande Vicentico. Già ti sta salutando la dolcissima Claudio Sava della Colombia, dice Paesaggio, una canzone meravigliosa. Carissima Claudia, in te salutiamo tutto il club di fans nel mondo del poeta con la chitarra Franco Simone. Anche salutiamo un'altra volta il comandante dei pompieri di Avellaneda, Osvaldo Sapere, e sua moglie Cristina, che adora Franco Simone. E salutiamo anche Loretta Gretani di Gorizia. E se parliamo di Gorizia, parliamo di tutto il nostro Friuli Venezia Giulia, così che salutiamo tutti coloro che ci stanno ascoltando e giuliani nel mondo. Ed è il momento ora di fare una fusione tra Argentina e Italia, perché il maestro Franco Simone ci regala del maestro Mariano Mores un tango argentino interpretato da un italiano, Franco Simone. E vai! Mm-hmm.
casca lleno de esperanzas, el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas y en su afán de dar su amor sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega o un amor que lo engañó. Vacío ya de amar y de llorar, tanta traición. Si yo tuviera el corazón que di. Buongiorno Italia, 13 años. E sì, belli miei, che bello aver ascoltato un cantante italiano doc quanto Franco Simone interpretare un tango argentino. Un tango argentino del 1943, scritto dal maestro Enrique Santos Discepolo con la musica del maestro Mariano Moles. E loro insieme hanno anche scritto Cambalache, Cafetín de Buenos Aires, Gira Gira e tanti tanti altri. Il maestro Franco Simone lo ha cantato in lingua spagnola, lui adora la lingua spagnola, ha partecipato tante volte al Festival di Viña del Mar di Cile e anche era molto molto amico della gran Mercedes Sosa, così che amico degli amici, amico di Gilda, amico di Vicentico, amico di Mercedes Sosa, e possiamo dire pure che Franco Simone è un po' argentino anche. Belli miei, la nostra Claudio Saba dice applausi per uno, o se io tuviera il corazon. Questo era il vero nome di questo tango, sempre raccontava Mariano Mores, ma in realtà questo tango è nato col titolo Cigarrillos en la oscuridad, cioè sigarette nel buio, proprio dedicato a tutti questi ragazzi che non era vietato per loro fumare. Dopodiché si è chiamato Si yo tuviera el corazón, se io avrei o se io avessi il cuore, per poi chiamarsi uno. Perché? Perché nel ritornello dice uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Allora il pubblico chiedeva a Mariano Mores di toccare, di suonare uno. Allora dicevano, Marianito, toccate uno, per questo è rimasto questo nome, uno, o Si yo tuviera el corazón, ora interpretato da Franco Simone. Anche salutiamo tutti i fans in Italia del poeta con la chitarra Franco Simone, ripeto, per esempio in Calabria ci sta ascoltando Annina Araldi e anche Rochi Cir, un bacione immensissimo a Adriana Pasqualini, anche un grande, grande saluto. E anche a tutti i fans nel Cile, nell'Uruguay, nel Brasile, a tutti un grande abbraccio. Belli miei, tra pochissimo ne avremo anche un saluto dal maestro Franco Simone, davvero meraviglioso, anche già aspettando. Io direi di fare un respiro, questo respiro insieme al maestro Franco Simone. E vai! Fa che io canti presto le cose che sei, fammi fermare il tempo distanza tra noi, lascia che sia respiro finché tu ci sei, il mio saluto al giorno per non lasciarsi andare mai. Io vorrei che il mio viaggio di gran vagabondo finisse con te, e per noi diventasse respiro quell'esserci amati, annullati, divisi, rincorsi, appagati. Voglio che sia respiro
Buongiorno Italia con Gabriela Balusà. Belli miei, ben ritrovati ed è arrivato il momento perché il maestro Franco Simone ci ha mandato un video che già metteremo sulla nostra bacheca di Buongiorno Italia ed anche lo ascolteremo ora in radio. Buongiorno maestro Franco Simone! Carissima amica mia, carissima Gabriela, ieri ho ricevuto, come puoi immaginare, migliaia di messaggi per cui non sono riuscito a rispondere. Comunque ti sono grato per i bei messaggi che mi hai mandato e saluto te con tutto l'affetto possibile e anche tutti i tuoi ascoltatori e ti ringrazio per l'attenzione che mi riservi sempre e in particolare nel giorno del mio compleanno. Ciao carissima, un abbraccio forte a te e ai tuoi ascoltatori. Abrazos muy fuertes para todos los oyentes de tu lindo programa. Ciao querida Gabriela, ciao ciao. Grazie mille maestro, ma che meraviglia ascoltare te carissimo Franco Simone, davvero per noi è un orgoglio. Io che ho l'onore di conoscere Franco di persona, l'ho conosciuto qua a Buenos Aires in una delle tante volte che si è presentato qua ad un teatro di Buenos Aires, è davvero uno al di là del grande maestro, del grande artista, del grande musicista, uno vede la grande persona, un uomo con la U maiuscola, davvero meraviglioso. Grazie infinite maestro Franco Simone, in te salutiamo tutti i tuoi fans nel mondo che ti seguono ovunque, carissimo Franco Simone, davvero meraviglioso. Stavamo dicendo ora, in questa ora, ricordando tutte le tue canzoni, anche ricordando tutti coloro che hanno partecipato e che hanno fatto delle tue cover, ad esempio la mitica Gilda con Paesaggio, Vicentico pure, che ha fatto parte di tutto questo. Io ti dico che siamo molto ma molto emozionati, Franco. Ora, se tu me lo permetti, questo video lo condivido con tutti i nostri radioascoltatori di Buongiorno Italia, di Tango e Algo Más nel mondo. Lo metteremo nella nostra bacheca e anche nella bacheca ufficiale di Franco Simone Official con tutti i tuoi. Devo dirti che ti stanno salutando ovunque, Ruben del Canada, Ettore Ulesia anche ti sta ascoltando da Buenos Aires, tutti i nostri amici che ci seguono nel mondo, tutti i club dei fans di Franco Simone, del poeta con la chitarra, tutti i simoniani e simoniane ascoltando il grande Franco Simone. Per me è un orgoglio essere una tua sorella del cuore. Buongiorno a te, che sei uguale a me. Buongiorno Italia. Buongiorno Italia, programma in onda il sabato dalle 9 alle 11 su Citrica Radio. Conduce Gabriela Malusa. E vai! E sì, belli miei, ben ritrovati e benvenuti alla seconda ora di Buongiorno Italia. Siamo molto ma molto emozionati per questo saluto in diretta con il grande maestro Franco Simone, già, e per tutti coloro che vogliano vedere questo video è già sulla nostra bacheca di Buongiorno Italia e di Gabriela Malusa. Così che grazie di vero cuore maestro Franco Simone. Mentre salutiamo tutti coloro che ci ascoltano dall'Italia, ricordando anche e festeggiando il compleanno del poeta con la chitarra Franco Simone, davvero stanno arrivando tantissimi messaggini. Grazie dal più profondo del cuore per tanti saluti e complimenti. E è arrivato anche un messaggino dalla Colombia. Dalla Colombia una nostra amica Claudio Sava ci manda anche un saluto. Buongiorno Claudia. Gabriela, sono Claudio Sava e mi piacerebbe
festeggiare con te il compleanno del nostro caro poeta con la chitarra Franco Simone. Tanti auguri, tanti auguri. Un abbraccio forte, forte e vai! Grazie mille, carissima Claudia. Baci a tutta la nostra meravigliosa Colombia che ama il tango, che ama la musica italiana e che ama il nostro poeta con la chitarra, Franco Simone. E se non sbaglio, a te piace tantissimo una canzone del nostro poeta con la chitarra che in spagnolo sarebbe Azules los océanos, ¿verdad? O los mares. Ascoltiamola in italiano. Azzurri gli oceani, canta il poeta con la chitarra Franco Simone. E vai! È successo qualcosa nell'aria stanotte, ci giurerei. A migliaia le stelle ci gridano, beati voi. Tu non ami soltanto, tu inventi, tu fai dei miracoli. E li fai con il cuore, la bocca, le mani e di più. E rallento, mi fermo, raggiungimi, corri con me. Oh buon Dio, chi lo ferma quel vento, si muove da sé. Oceani, sono azzurri gli oceani. Ci navigo, non mi chiedo perché. Se casomai già dovesse finire qui, felice sai, morirei qui con te. Buongiorno Italia, con Gabriela Balusà. Ben ritrovati, stanno tutti mandando tanti messaggini e complimenti, grazie, grazie, grazie dal più profondo del cuore. Salutiamo Isa Torres dell'Argentina, Franco Simone di Argentina al mondo. Un bacione immenso, carissima Isa, sappiamo da quanti ma quanti anni che segui il grande poeta con la chitarra Franco Simone, anche tutti i club di fans del Cile che ama Franco Simone, e Franco davvero in Viña del Mar è un preferito, è la star di Viña del Mar. Anche salutiamo Adele Núñez del Cile con Tu Sempre Tu, un altro classico club di fans del poeta con la chitarra del Cile, i nostri fratelli cileni anche con un club di fans del poeta con la chitarra Franco Simone. Anche Colombia ama Franco Simone, quello che ha fondato la nostra Claudio Sava nel 2006, un altro gruppo, un altro club di fans molto ma molto conosciuto in tutto il mondo. E tanti altri che ne abbiamo in Italia e in tutta l'America, tutti amano Franco Simone, davvero un grande della musica italiana. E noi siamo cresciuti, la nostra adolescenza l'abbiamo passata con Franco Simone. Anche Barbara Vignola del club di fans di Franco Simone dell'Italia. Anche ho detto prima Nina Araldi, Rocci Cir, Loretta Crestani, tutti coloro che amano il poeta con la chitarra Franco Simone. Pure negli Stati Uniti Nancy Stolzenbach, anche un altro club di fans del poeta con la chitarra Franco Simone. Totò, questo classico del maestro Franco Simone, lo ascoltiamo tutti insieme. Questa faccia che fa ridere tanto gli altri, con i miei gesti così facili da imitare, e questa gente che mi sta tutta davanti, perché inventi qualcosa che la faccia divertire.
Io ti ringrazio, mio buon santo protettore, perché conosco la differenza tra ridere e soffrire. E se mi è dato di regalare ancora un sorriso, lascia pure che credano che non conosco il dolore. Ridono di me mentre penso a lei, l'amore di una mala femmina mi spezza il cuore ma fa vivere. Buongiorno Italia, 13 anni. Bene miei, ben ritrovati, salutiamo anche e ringraziamo il saluto del Club dei Fans degli Stati Uniti, All Together with Franco Simone. Grazie mille carissimi amici per ascoltarci e vi diciamo che questo è un altro capolavoro del maestro Franco Simone, dedicato al maestro Principe de Curtis in arte Totò. Totò, pseudonimo di Antonio Grifo Focas Flavio Angelo Ducas Commeno Porfirogenito Gagliardi de Curtis di Bisanzio, nato a Napoli il 15 febbraio del 1898 e muore a Roma il 15 aprile del 1967. È stato un attore, commediografo, comico, poeta, paroliere, sceneggiatore e filantropo italiano, attore simbolo dello spettacolo comico in Italia, soprannominato il Principe della Risata. È considerato anche in virtù di alcuni ruoli drammatici uno dei maggiori interpreti nella storia del teatro e del cinema italiano. Nato da Anna Clemente e Giuseppe De Curtis nel 1933, fu adottato dal marchese Francesco Maria Gagliardi Focas di Tertivere. Maschera nel solco della tradizione della commedia dell'arte, accostato a comici come Buster Keaton e Charles Chaplin, davvero un grande, ma anche della musica, perché lui ha scritto la famosa Mala Femmina, che lì anche nomina in questa canzone bellissima il Cavalier Franco Simone. Anche Cavalier, io devo dire che pure ho il titolo di Cavaliere della Repubblica Italiana, così che condividiamo con Franco l'amore per la musica, l'amore per l'Italia, ma anche questa onorificenza che abbiamo ricevuto tutte e due, sia il grande Franco Simone quanto io, la vostra Gabri. Salutiamo anche Adriana Pasquinelli e Claudio Sava, Phil Priano, anche Silvana Zapparata e all'ascolto di Buongiorno Italia da Roma, grazie infinite, e Mario Di Lillo, anche tutti coloro che ci ascoltano tramite l'antenna italiana nel mondo di Renato Albini e Ugo Rodriguez pure, Barbie Picardi, un bacione amore al mio figlio pure, a Claudio grazie mille, anche Antonietta Pierri, Enzo e Gino Malusà, tutta la famiglia Malusà, orgogliosi di essere italiani nel mondo, Maria Amato, Marianne Tagliati Sifone, Nonna Luigina, grazie infinite, il maestro Cristiano Minellono, pure Maria Rita, anche un bacione molto molto grande. Pure dobbiamo salutare Miki Ponce e tanti grandi amici che ci ascoltano in tutto il mondo, quanto nella Spagna Manuel José Cervilla, baci e grazie ancora, Viola Tortorella, Rosa Martinez, Mariela Branchesi, tutti all'ascolto di Buongiorno Italia, anche Sergio Aníbal Fossati di Avellaneda e dell'Italia pure, Jenny Nunes, un bacione immensissimo per te, Elsa Di Martino, Nelly Paiva, tutti all'ascolto di Buongiorno Italia, Patrizia Fulvey, grazie, grazie, grazie di vero cuore, carissimi amici. Estate italiana, un classico di Gianna Nannini e di Edoardo Benato, davvero meravigliosi, mentre salutiamo Beatrice Fernandez, tutta la sua famiglia di Palermo, salutiamo anche Adriana Pasquinelli e Claudio Sava, Phil Priano, anche Silvana Zapparata, e all'ascolto di Buongiorno Italia da Roma, grazie infinite,
Mario Di Lillo, anche tutti coloro che ci ascoltano tramite l'antenna italiana nel mondo, di Renato Albini e Ugo Rodriguez pure, Barbie Picardi, un bacione amore al mio figlio pure, a Claudio, grazie mille, anche Antonietta, Pierri, Enzo e Gino Malusà, tutta la famiglia Malusà, orgogliosi di essere italiani nel mondo, Maria Amato, Marianne Tagliati Sifone, Nonna Luigina, grazie infinite, il maestro Cristiano Minellono, pure Maria Rita, anche un bacione molto molto grande. E pure dobbiamo salutare Miki Ponce e tanti grandi amici che ci ascoltano in tutto il mondo, quanto nella Spagna Manuel José Cervilla, baci e grazie ancora. Viola Tortorella, Rosa Martinez, Mariela Branchesi, tutti all'ascolto di Buongiorno Italia, anche Sergio Aníbal Fossati di Avellaneda e dell'Italia pure, Jenny Núñez, un bacione immensissimo per te, Elsa Di Martino, Nelly Paiva, tutti all'ascolto di Buongiorno Italia, Patrizia Fulvey, grazie, grazie, grazie di vero cuore, carissimi amici. Sta anche salutando, mandandoci tanti baci e complimenti, la dolcissima Anna Mongiardo di Bologna, dice che bello, grazie di cuore, carissima Gabriella. E c'è una canzone del nostro poeta con la chitarra, Franco Simone, che tutti amiamo, tutte le canzoni di Franco, però questa credo che e porta un sapore assai assai dolce in noi tutti. Io dico tu e così sia. Ce la regala il mitico maestro, il cavalier Franco Simone. E vai! Darti un passaggio fino a casa, cosa vuoi che mi costi fare un giro forse un poco più lungo se lo faccio con te? Aspettavo di parlarti da sempre, di spiegarti quanto sei importante, veramente ti ringrazio di esistere. Stasera, e nel buio e nel silenzio, le radici del tuo mondo danno origine al mio mondo. E così, se adesso tutto mi crollasse addosso, non me ne accorgerei. Il gioco impazzito più dolce riprende. Più
più dolce riprende. E ti amo quando svuoti la mia mente, quando chiedo, quando offri e t'abbandoni. Stasera e poi amo questa pioggia spalancata sopra i vetri che regala sensazioni. E così sì, ho amato chi ti ha avuto, non lo ricordo più. Chi sono stato, che cosa ho fatto prima di te, senza te. Buongiorno Italia con Gabriela Balusà. Sì, belli miei, ben ritrovati. Il maestro Franco Simone, poeta con la chitarra e il cavaliere. Franco Simone ci diceva: sta piovendo, posso darti un passaggio fino a casa? Cosa vuoi che mi costi? Fare un giro forse un poco più lungo, se lo faccio con te. Aspettava il momento di parlarti, di spiegarti quanto sei importante. Veramente ti ringrazio di esistere e ti amo, ti amo e ti amo. E davvero è meravigliosa la poesia del maestro Franco Simone. Qua tutto il gruppo di Prendiamo un caffè in italiano stanno dicendo applausi per il poeta con la chitarra Franco Simone. Anche i nostri alunni di Tango e Lunfardo pure. E tutti i Giuliani nel mondo salutando al poeta con la chitarra Franco Mignuzzi, Gian Anzoli, il nostro presidente Paolo De Gavardo, anche tutta la gente di Bologna con Net e la nostra Anna Mongiardo, la nostra carissima Laura Vizzari, Erika Mignardi, tutti salutando il poeta con la chitarra Franco Simone. Ed è il momento di ascoltare un'altra volta, ce l'abbiamo per ascoltare per favore Lucia un'altra volta il messaggio, il saluto di Franco Simone, lo possiamo ascoltare? E vai! Carissima amica mia, carissima Gabriela, ieri ho ricevuto, come puoi immaginare, migliaia di messaggi per cui non sono riuscito a rispondere. Comunque ti sono grato per i bei messaggi che mi hai mandato e saluto te con tutto l'affetto possibile e anche tutti i tuoi ascoltatori e ti ringrazio per l'attenzione che mi riservi sempre, in particolare nel giorno del mio compleanno. Ciao carissima, un abbraccio forte a te e ai tuoi ascoltatori. Abrazos muy fuertes para todos los oyentes de tu lindo programa. Ciao querida Gabriela, ciao ciao. Grazie maestro, anche con tutti i fiocchi, pure in lingua spagnola hai parlato tesoro, besos, l'Argentina te ama, toda Sudamérica te ama, toda América Latina ama al poeta con la chitarra Franco Simone, il cavalier Franco Simone. Ti abbiamo fatto la prima intervista con Citrica Radio 13 anni fa e da lì siamo rimasti amici al punto di vista di conoscerci di persona. Ci siamo visti prima all'Hotel Scala di Buenos Aires e poi siamo andati a vederti al teatro a Buenos Aires e davvero sei un grande Franco, cosa vuoi che ti dica? Davvero siamo molto 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 contenti e siccome direbbe la grande Laura Pausini, un amico è così. L'ascoltiamo insieme e vai! È facile allontanarsi, sai, se come te anche lui ha i suoi guai, ma quando avrai bisogno sarà qui. Un amico è così. E sì, belli miei, ben ritrovati. Abbiamo iniziato la puntata con Amico di Renato Zero, la finiamo con Un amico è così di la grande Laura Pausini. E nel frattempo abbiamo ascoltato tutte le canzoni, o alcune canzoni, meglio dire, del grande poeta con la chitarra Franco Simone ed alcune del mitico Tony Bennett, che purtroppo è venuto a mancare ieri, e anche abbiamo ascoltato alcune canzoni
di Edoardo Benato. Davvero per me è stata una puntata alla grande, e anche festeggiando la vita con Gracias a la Vida, festeggiando l'amicizia con queste canzoni, con il saluto di Franco Simone in diretta per voi tutti. E devo dirvi che questa puntata è stata fatta a modo mio, a modo nostro, a modo vostro, por Chitica Radio, e vai! Io nella vita ho fatto un po' di tutto, non so se ho fatto poco oppure tanto. Non sono stato un santo, e questo lo sa pure Dio, ma ho sempre fatto tutto a modo mio.